spostare i parcheggi dalla zona mare. È stato presentato questa mattina la presenza dei sindaci Seri, Mangialardi e Barbieri e gli assessori ai lavori pubblici dei rispettivi comuni il progetto per la realizzazione della pista ciclabile Fano-Mondolfo-Senigallia. Piano realizzato grazie alla stretta collaborazione tra le tre amministrazioni coinvolte e che partecipa al bando Fondi FESR 2014-2020 dedicato al completamento della ciclovia adriatica. La pista ciclabile in questione avrà una lunghezza totale di 35 km complessivi, 14 km per Fano, 5 km e mezzo per Mondolfo e 10 per Senigallia e avrà un costo complessivo di 2.148.000 euro. La richiesta dei tre comuni al fondo regionale è di 1.5 milioni di euro, suddiviso in 600.000 euro ciascuno per Fano e Senigallia e 300.000 euro per Mondolfo. I tre comuni poi integreranno con un cofinanziamento del 30% il costo dei singoli progetti. Oggi abbiamo presentato una parte concreta che sono circa 3 km di nuova pista ciclabile che si aggiunge a alcuni tratti già esistenti, ma convinti e consapevoli del grande valore che questa infrastruttura può portare a tutto il nostro territorio. Il progetto integrato è articolato in tre livelli di progettazione, il master plan che individua il tracciato complessivo, gli interventi complementari e integrati e i servizi, le connessioni che rendono l'itinerario ciclabile l'asse portante di un sistema di mobilità dolce e come tale alternativa appetibile alla mobilità motorizzata. Il progetto preliminare e il progetto esecutivo degli stralci funzionali per ciascun comune che rendono immediatamente cantierabili gli interventi. Pista ciclabile Fano Marotta Senigallia che rilancerà, se riusciamo a realizzarla, rilancerà davvero l'economia e il turismo di tutta la regione Marche. Se il progetto verrà accolto favorevolmente dalla regione, oltre a contribuire in maniera significativa al completamento della ciclovia adriatica, si potrà migliorare l'accessibilità a tutta la zona costiera interessata, rendendo comunque agevole la coniugazione con le aree interessate e relative attrattive storico-culturali e ambientali. Si limiterà il traffico sulla fascia litoranea, favorendo così la ciclabilità e diminuendo quindi le emissioni inquinanti. Penso che sia un bel segnale per il nostro territorio con tanti elementi, la sostenibilità, la collaborazione, l'interesse delle amministrazioni, ma soprattutto un grande valore per i nostri cittadini e per le prospettive di questo territorio in ambito turistico.